L'amministrazione comunale di Giulianova ha proposto ai frati del Santuario della Madonna dello Splendore un accordo per gestire gli spazi collegati al Belvedere, al fine di riavviare i lavori di messa in sicurezza fermi da oltre un anno. L'idea del comune è quella di gestire l'area verde della Via Crucis, riaprire i locali del Museo d'Arte dello Splendore per eventi culturali, intervenire sul parcheggio antistante al santuario e completare i lavori di messa in sicurezza del Belvedere. Il Belvedere, ricordiamo, è stato chiuso per problemi strutturali e la ricostruzione del muro di contenimento richiede circa 100.000 euro. Il comune è al lavoro, lo è da mesi, un iter è già avviato dall'assessore di Candido e adesso c'è un'interlocuzione con i frati dello Splendore per trovare, diciamo, un'intesa. L'importo di circa 100.000 euro per rifare lì la balaustra, tutti quelli che sono i lavori, gli interventi da porre in essere, richiedono un attimo alcune valutazioni sul campo, e quello che sto facendo in questi giorni è fare appunto una serie di sopralluoghi in tutti quelli che sono i cantieri avviati, e quello è di estrema importanza. Uno di questi è quello della Madonna dello Splendore. La Madonna dello Splendore è un importante luogo di culto, meta di migliaia di fedeli da ogni parte d'Italia. Inoltre si svolge in quel luogo la seconda Via Crucis più grande d'Italia. Una zona visitata dai turisti, c'è un turismo religioso importante e non solo, sono anche attività che insistono sul luogo, e quindi è opportuno intervenire. Adesso bisogna trovare le risorse per poterlo fare, e stiamo ragionando appunto sul da farsi. Ci sono tante opere che hanno preso il loro corso. L'obiettivo di Giulianova per i prossimi 5 anni è quello di portare a termine queste opere. Sì, sono tante le opere messe in campo, quelle già avviate, quelle che sono, diciamo, su carta, sui progetti. Tante altre sono da fare. Adesso, ripeto, nelle scorse settimane ho fatto già qualche sopralluogo sulla piscina, gli interventi lì a Piazza della Chiesa. Insomma, sono tanti gli interventi molto importanti per la città, che aspettavano risposte da tanti anni, e quindi adesso vanno seguiti di pari passo, e speriamo di poter iniziare a concludere e dare delle risposte importanti ai cittadini.